grazie, un saluto e un ringraziamento al professore Cillo per l'invito e l'opportunità di essere qui, tra l'altro voluto e da parte mia assolutamente gradito. Un saluto ai relatori, al magnifico rettore, al dirigente scolastico, a tutti i presenti qui oggi. In che modo? Io seguivo con molta attenzione, perché mi rivedo per quel che riguarda, nel caso del magnifico, il nipote, per quel che mi riguarda il figlio invece, su questo crescere con rapidità eccezionale delle esigenze, conoscenza che i nostri ragazzi, i nostri figli hanno. E in questo processo di riorganizzazione, di riordino e di innovazione della scuola, qual è il ruolo che un'istituzione, la provincia, interessata in modo più diretto alla scuola superiore, scuola secondaria, può avere? Cioè in che modo si può fare sistema, in che modo si può sostenere un processo che oggi più che mai è sentito? Ed è per questo motivo che raccolgo con, in termini positivi, il coinvolgimento che soprattutto in questo periodo diciamo dell'anno, a conclusione un po' dell'anno scolastico, nei diversi istituti si realizzano momenti di approfondimento e di confronto. Perché per noi è importante conoscere diverse realtà ed è importante mettere a profitto quelle poche risorse di cui disponiamo oggi, in un momento veramente straordinariamente critico e straordinariamente difficile. Vedo l'assessore in rappresentanza del Comune di Lecce, immagino che anche lì ci possono essere delle difficoltà. Noi ci siamo mossi con un duplice obiettivo: da un lato tentare di ammodernare le nostre scuole, riducendo per quel che è possibile i costi in termini di fitti passivi e tentando di investire in maniera razionale quelle poche risorse a disposizione, oltre evidentemente che tentare con i dirigenti scolastici di attrarre risorse esogene attraverso bandi ministeriali o europei. Ed è un buon lavoro che siamo riusciti a mettere in campo, se è vero, come è vero, che in provincia di Lecce nello scorso anno dal Ministero dello Sviluppo sono giunti circa 7 milioni e mezzo per l'ammodernamento, la messa in sicurezza di 9 edifici scolastici su 84 di proprietà e su una capacità della Regione Puglia più in generale di vedere finanziati 20 progetti. Quindi su 20 progetti 9 hanno interessato scuole del Salento. Quindi da un lato il tentativo di mettere in sicurezza e quindi creare le condizioni, strutturale migliori perché i nostri giovani possano studiare in ambienti che siano adatti e che quindi contemplino e realizzino alcuni standard di base fondamentali. Dall'altro la riduzione degli investimenti, dei fitti passivi, e come conseguenza di tutto questo, e questo l'abbiamo potuto realizzare grazie alla sinergia e grazie alla condivisione dei percorsi con i dirigenti scolastici. Devo dirlo, è molto difficile chiedere ad un dirigente scolastico di rinunciare ad alcuni ambienti che possono interessare, di sacrificare alcune conquiste che possono essere una biblioteca più ampia invece che più contenuta, o possono essere un numero di laboratori di un certo numero che non un numero più limitato o limitato di laboratori. Questo lo si è fatto insieme ai dirigenti scolastici. Tutto ciò noi lo andiamo a investire nella realizzazione, utilizzando anche tecniche finanziarie moderne di cui lo Stato, il Governo ci ha offerto la possibilità, quindi andando a realizzare nuove sedi. E naturalmente col comfort che questo, con i comfort che naturalmente si adeguino, siano
diciamo, replichino quelle esigenze di base che la nostra scuola, di cui la nostra scuola ha bisogno. A tutto questo non abbiamo voluto limitare il ruolo della provincia, dell'istituzione provincia, ad un semplice supporto e organizzazione di tipo logistico e infrastrutturale, ma siamo stati attenti alle esigenze che i dirigenti scolastici hanno posto in termini di riorganizzazione del piano dell'offerta formativa. E su questo credo che insieme ai dirigenti scolastici si sia lavorato per adeguare le richieste, le esigenze che sono conseguenza di una società che cambia e si modifica, adeguare queste esigenze evidentemente all'offerta formativa dell'istituto scolastico. Credo che siamo riusciti a conquistare posizioni importanti, perché una considerazione di fondo esiste, è che oggi il Salento, la Puglia, il Mezzogiorno vivono una situazione di criticità, così come a livello internazionale e mondiale è vissuto un momento di grande crisi. Le regioni del meridione, i territori quali quello salentino, che anche da un punto di vista geografico risentono di gap infrastrutturali di partenza in relazione a stratificazioni che si sono e una serie di eventi realizzati nel corso degli anni, oggi hanno la possibilità di uscire insieme a tante altre regioni, a tante altre realtà nazionali, di uscire da questo momento di crisi solo se riusciranno a investire sui giovani, solo se riusciranno a investire su professionalità in grado e capaci di proiettare il territorio di appartenenza su livelli di eccellenza e quindi su quote di mercato generalmente dette, che consentano a un territorio di conquistare progresso e di conquistare occupazione. Questo per dire che nell'attenzione di un'istituzione quale la provincia, il comparto formazione ai diversi livelli è nella massima attenzione, cercando di fare sistema, perché è evidente che non disponiamo di quelle risorse, di quegli strumenti che sarebbero necessari. E su questo e per questo aspetto io torno spesso a ringraziare i dirigenti e il corpo docente per un lavoro straordinario che mettono in campo in un momento in cui le risorse e i mezzi a disposizione sono assolutamente insufficienti, in un momento in cui anche in realtà come le nostre meridionali del sud, di ciò che è a sud del sud, un soggetto o un elemento quale la famiglia, che era un momento importantissimo nella organizzazione del tessuto connettivo delle nostre realtà, aveva un ruolo fondamentale ed era eccezionalmente solida. In un momento in cui anche la famiglia comincia a dimostrare qualche crepa e qualche defiance, è evidente che la scuola in generale diventa un punto di riferimento. Una buona prosecuzione dei lavori, ma certamente voglio esprimere il ringraziamento per il lavoro che fate, che realizzate, un ringraziamento assolutamente sincero e non formale. Grazie.